Ma dove stiamo andando? Ma su dove? Alla buca degli inglesi, come stai? Sì. Si chiama così, eh? Alla buca degli inglesi. Alla buca della buca, come l'inglese. Si deve passare lì dove sono altri. Ma prima di essere la buca dell'inglese come veniva chiamata? La buca? La buca della volpe. Era una buca. La buca enorme. Della volpe dove stava l'inglese. Nascosto. Poi è stato. È stato cambiato un po' nome. È giusto che l'accesso fosse quasi inesistente. Sì, questo è il migliore come accesso. Ora, Come accesso marcato non c'era per la buca. E appunto fu trovato proprio questa tana per rifucillare questi due inglesi, per la ragione che proprio non c'era accesso, non dava dubbio al nemico, no, di individuare il posto. Questo muro a secco qui reggeva una terrazza coltivabile prima, perché era tutto coltivabile fino giù alla strada. E grano, fagioli, patate, roba così. Ma allora bisognava produrre per sopravvivere, anche quel pochino era così. Si aveva niente di terreno, cercare di bonificarlo a agricoltura per quello che poteva venirci. My pretty little puppy, you're like that lovely flower, so sweet and heavenly, since I found you. My heart is wrapped around and loving you it seems to be. Ma questa è la buca degli inglesi. Per noi era la buca della morta. Si chiamava la buca della morta, dall'inglese in poi, dopo è venuto l'inglese, è diventata la buca degli inglesi, così per capirsi, perché sono stati quasi 11 mesi. Ottobre fino a metà luglio. Capitai, perché tutti i giorni ci capitava qua, no? E trovai questi due inglesi con questa signora qua che danzava. Guarda, tiro questo sasso, da così, era tutto piano. Tutto piano. È calato la montagna, no? Sì, insomma, è dimolito la tutto vuoto, ho detto che ballavo con questi giù e la sono. Sì, dice, veniva per i sei giorni di Santi a fare le prime brice dell'anno, perché prima era proibito, insomma era sconsigliato fare le brice prima dei Santi, perché dicevano che nasceva il grano, questa è una superstizione per tenerci buoni, per non consumare i marroni prima di. E allora se veniva qui mica tutti gli anni, io mi ricordo di essere stato 3 o 4 volte con quelli un pochino più adulti, e qua se saltava, se era anche più bassi noi, era più vuoto qui, ma mi sembrava ancora più grande. E dopo certo quando ci fu questo sbandamento dopo l'8 settembre che scapparono questi inglesi, questi prigionieri dalla laterina, i due che capitarono a Carda chiesero stendere qualche giorno lì in una capanna da questo Mascalchi Natale, no? E altri parenti che c'era lì in cima al paese, vicino dove stava anche loro, lì il suo babbo, Delinto. Ma tenerli in casa, e non era mica tanto salute, perché non era oggi sì, ma era un nero, un bianco, un rosso, ma quando se ci scoprivano che si avesse favoreggiati, no, sai, favoreggiamento ai prigionieri, specialmente a questi angloamericani, sia un paracadutista salvato altro, e si vedevano scuri, c'era delle rappresaglie per la famiglia che erano indescrivibili. E allora, se no le capanne, le stanze, non ci sarebbe stato per fargli passare l'inverno, ma era pericolosissimo al 100%, si andava a dormire fuori anche noi, perché non si era mica sicuri, quelli che se doveva specialmente andare a militare. E gli prepararono un po', e gli preparò questo Natale con l'aiuto anche di qualcun altro, io che non so,
questa rapazzola lì con questo per dormire, qui un po' di focolare, un po' di frascacce qui, a questa famiglia. E pensò meglio che là, meglio la buca della volpe, si chiama la buca della morta, la buca della volpe, no? E il paiolo, un paiolo per fare la pasta, che era della sua mamma, la mizia, che noi siamo cugini, no? Diettero il paiolo che è stato ritrovato dopo la guerra. Ali Cacai, l'hai riportato là. Qualche altro oggetto, utensile, cose che cucinavano, per sopravvivere. Vennero a ballare una sera, prima che arrivassero i partigiani, e c'era uno che suonava il violino, sempre in casa questo Natale, c'era una stanza libera. Sergio, violino, quello di Levani, l'hanno spollato qua, su parente del prete. E vennero a ballare, trovarono anche la bozza un po' con la ragazza, con la Norma, no? E poi quando venivano anche a mietere, là a Angari, sono state diverse volte, è un campo proprio qua. E facevo io volere Norma, Norma non volere, io volere Chismi, no, bacio, io volere Chismi e lei non volere dare. C'era Amapola, no, nel ritmo di Amapola, bellissima Amapola. No? La canzone, e allora, in voga era Amapola. Era in voga quella lì, allora sull'aria di questa Amapola, io volere Norma, che era questa ragazzona qui. E lei non volere, insomma. Sì, ma erano queste scappate, queste marcia, picchiate qui dentro il paese, prima che arrivassero i partigiani, prima del 13 di marzo. E io questo quaderno non è guardato. Cosa vera tu volevi dire? Sì, è una cosa vera, come sì, il giorno stesso. Stamattina c'è scritto, appunto, non è che sia. Verso le ore 11 e mezzo, mentre stavo nel mio ambiente di lavoro, sono stato interrotto ad un tratto da uno strano rumore di apparecchi inglesi. Non sono uscito subito per vedere la loro provenienza, ma dopo, nel sentirli sempre più vicini, sono andato all'aria aperta. Ma però c'era il sole accecante e non sono riuscito a vederli. Mentre non ero solo io a guardare, incuriosito abbiamo scoperto nel sentiero specchiante, anzi prospiciente il paese, un certo numero di armati. Questi erano ribelli costretti a causa ad abbandonare, ecco, la loro casa da disumano bando emanato il 18244, il famoso bando. La popolazione di questo paese ha provato in primo luogo una grande impressione. Io che ero compreso nel tremendo gesto, sempre bando, e che bisognava mica scrivere tanto chiaro, perché ci trovavano una scritta riferita, prete il bando, eccetera, eccetera, e era una condanna a morte. Che bisognava sempre. Oggi sembra strano, ma come? Potevo dire, no? Infatti qualcuno, quando dico saltare la finestra, io perché, ma usa macchina inglese. Qualcuno ha dovuto saltare la finestra, mica dico io ho dovuto saltare la finestra, perché questo poteva rimanere, andare a finire in mano, tanto per capire che situazione che ero. Tenendo questo, dubitavo fossero i miei cacciatori, fossero i tedeschi o i fascisti. E così insieme ad amici e compagni abbiamo abbandonato il paese. Appena giunti su una collinetta dominante la zona, ci siamo fermati a un tratto ad osservare i movimenti di queste persone armate. Essi si sono diretti verso la strada, venivano dalla Fartona verso la strada laggiù al ponte che c'è. A un certo punto sopraggiungeva una macchina borghese. Questi gli intimavano l'altro, lei non si fermava. Allora incominciava la sparatoria. I borghesi, i civili, insomma, impressionati, hanno abbandonato la macchina e si sono dati alla fuga. Dopo poco tempo, passando attraverso le strade del paese, cantando i loro canti rivoluzionari. 12.44, a tarda sera, fu fatta una veglia nel dopolavoro, nel circolo, organizzata sotto la loro responsabilità. Perché il presidente doveva essere chiuso, il circolo in quel periodo lì era chiuso, c'era il commissario. Mentre mi intento a scrivere, sento un tratto, uno strano movimento nel paese. E in quel mentre sono arrivato,
sono avvisato che diverse macchine tedesche stanno per entrare in paese. Anche questo giorno ho dovuto fare una passeggiata per la montagna, questo riguarda personalmente. Il giorno 2 volli passare la domenica delle palme solo in mezzo ai boschetti, ero lassù, cioè quel rimboschimento, lassù dove si dovrebbe fare il ronco, solo in mezzo ai boschetti della mia montagna. Di qui potei osservare un bombardamento nei pressi di Indicatore, Arezzo. Cioè il 10 e 25 sono venuti più di note, è stato interessante. Ecco, una donna in stato interessante è stata ferita, però è stata una disgrazia. Questa deve questa signora di cui si parlava, che era in stato interessante, a uno di questi partigiani scappò accidentalmente un proiettile, fu ferita una coscia. Venne il dottore. L'Adriana. Il quale ha costretto qualcuno a saltare anche la finestra. Ecco. Ero a dormire in casa tua, ero nella camera dello zio Nanni, era quel pezzo, no? Da dietro, c'è quella finestrina più bassa. E fu avvertito la tua mamma, guarda così e così. E sono stato quasi un mese lassù. La camera di Valenza. La camera di Valenza, insomma, l'era libera. E c'era Tunisio che doveva servire a questo. E salta la finestra che guarda verso là. E c'è questo riferimento. Era tutta lì, tutta sotto i tedeschi. Tutti i tedeschi. Anzi, c'era la testa di ponte, anzi è fatta. Era nemmeno ricongiunta con l'avanzata da Napoli. Non ci tanto sarà neanche stato lo sbarco ancora, anzi. No, no, c'era già. C'era già, sì, perché quando fui chiamato anch'io, se dubitava ci mandassero laggiù. Ma ascolta, l'8 settembre, no? Sì. C'è fu lo sfracello di... E dopo, noi tedeschi, se io ero in casa, erano dappertutto. Dopo l'8 settembre, è risorse la Repubblica di Salò. E i tedeschi si riconfermando con i nostri gerarchi e rimessero insieme questa Repubblica, insieme ai tedeschi alleati così. Questa è la storia, questa è la storia. La storia è la verità, o che te devo dire? La storia che è? Se sono novelle, sono novelle. Allora questi inglesi, erano qua, scapparono come scappaio da Firenze, che ero militare, e venne a casa. Poi mi ripresero, va bene. Quelli lì erano quel campo di concentramento e sortirono per salvarsi la pelle, come Licio, come tutti i ragazzi di 20 anni, andandosi alla montagna. Gli inglesi non erano... loro rischiavano di essere presi e portati in un campo di concentramento. E stop. Potevano servire da ricatto, potevano servire da ostaggio, potevano servire per erano prigionieri di guerra, non si era prigionieri ma di nessuno. Ma fu quel periodo lì, ma ce le date, ora per ora. Io andavo in Italia nel 46, sono del 23, e sono nel 21 quando c'era il fascismo io non ero mica nato. Va bene? Io sono nato in questo regime, nel 43 andavo in Italia, con l'esercito, non ero un fascista io. Andavo in Italia con le stellette, così, e mi mandarono a Ferrara. E lì dovevo mettere a tenere 8-9 mesi, poi fu mandato a Firenze. E lì l'8 settembre si fu la sorta. Caserma aperta. E io venne a casa. E così ha fatto tutto l'esercito italiano. E poi lo calavano le pighe, ora si scende male, perché passando 50 anni, insomma, i scogli si lavano, il terreno si abbassa, parte, no? Ma allora si scendeva qui. Io quasi tutti i giorni venivo qua, senza lavoro, un ragazzaccio così, e capitai qui. E si trovai qui. E trovai qua questa donna con questi due inglesi che ballavano, ma valle lavoro, no? Qua non era così. E facevano si dondolavano un po', poi cascavano nella pazzola, no? Come poi bisogna dedurre. Qui la prima radio in paese l'abbiamo sentita, l'abbiamo portata. Io ero a 22 anni presidente del circolo, di questo circolo di carta. E portai la radio, c'era un negozio giù a Rassina, una radio militare, queste radio militari a batterie. Nel circolo si sentiva male, disturbata. Questa è la prima voce che si è sentito a carta. In che anno? Nel 47, sarà 46-47. Oh, man,
the way of whispering, si, signor. Each night, while guitars would softly play, the tune seemed to dance round the words that he'd say. Amapola, my pretty little poppy, you're like that lovely flower, so sweet and heavenly. Since I found you, my heart is wrapped around you, and loving you it seems to be a rhapsody. Amapola, the pretty little poppy, must copy its endearing.